Fine anni 80, Moshe Talmon, psicologo israeliano in California presso una struttura sanitaria, si appresta a fare una scoperta che cambierà la storia della psicoterapia. Ci troviamo appunto in California, San Francisco, presso una delle strutture ospedaliere del Kaiser Permanente. Moshe Talmon, giovane psicologo che in quel periodo stava lavorando lì, si trova in quel momento all'interno dell'ufficio del suo capo dipartimento. A un certo punto gli cade l'occhio su una cartella zeppa di fogli con su scritto dropout degli ultimi anni. I dropout sono i casi in cui il paziente ha interrotto prematuramente la psicoterapia, cioè prima che il terapeuta abbia decretato la fine del trattamento. Moshe chiede se può dare un'occhiata a quella cartella e il direttore non ha nulla da obiettare. E qui c'è la prima scoperta. Moshe si accorge di un dato ridondante. Molte persone vengono per una e una sola seduta. Possibile? Moshe controlla meglio e si rende conto che questo dato è trasversale a qualunque professione, a qualunque approccio e a qualunque diagnosi. Non importa che si parli di psicologi, psicoterapeuti o psichiatri, non importa che si pratichino la terapia cognitivo-comportamentale, familiare, strategica o psicodinamica. Non importa nemmeno che la diagnosi sia agorafobia, depressione o schizofrenia. In tutti questi casi una gran quantità di persone si è presentata per una sola volta e poi non è più tornata. Osservando meglio, Moshe si rende quindi conto di una realtà che negli anni a venire, nei 30 anni a venire, è stata scoperta, è stata verificata all'interno di qualunque paese, di qualunque contesto. Anche in Italia, grazie alla ricerca del nostro Italian Center for Single Session Therapy. E cioè che 1 è il numero più frequente di sedute in psicoterapia. Significa che 1 è la moda. Significa che se prendi tutte le persone che hanno fatto una seduta e poi basta, sono più di quelle che ne hanno fatte 2 e poi basta, di quelle che ne hanno fatte 3 e poi basta, di quelle che ne hanno fatte 4 e poi basta, e così via. Ma perché mai, si chiede Moshe? Per rispondere, lo psicologo israeliano prende la cornetta e chiama 200 dei suoi pazienti, invitandoli a rispondere a questa domanda. Come mai hai deciso di lasciare la terapia dopo una singola seduta? D'altro, la metà di essi viene chiamato da una collega di Moshe per ridurre il bias legato alla desiderabilità sociale. Ebbene, Moshe e la collega non credono alle proprie orecchie. Il 78% di quei pazienti risponde che semplicemente quell'unico incontro era stato sufficiente, non sentivano di aver bisogno di altri incontri. Quello fu l'inizio di tutto. Moshe si metterà con Bob Rosemount e Michael Lloyd per fare la prima ricerca sistematica sulla terapia a seduta singola, su un campione di circa 58 pazienti, ottenendo risultati analoghi. Da allora centinaia di ricerche hanno confermato questa realtà in tutto il mondo, in particolare tre realtà. Uno, che il numero più frequente di sedute in psicoterapia è 1. 2. Che quando adotti la TSS, cioè quando adotti quei metodi specifici per massimizzare l'efficacia di una singola seduta, circa il 40-60% delle persone ritiene che quell'unico incontro è stato sufficiente. 3. Che il 60-80% di essi mantiene i risultati al follow-up. Insomma, che tu ci creda o no, il numero più frequente di sedute in psicoterapia è 1. Che tu ci creda o no, se assumi un metodo teso a massimizzare l'efficacia di quell'incontro, circa 4-6 persone su 10 lo riterranno sufficiente. Che tu ci creda o no, di quelle, circa 6-8 su 10 riporteranno effettivamente di stare molto meglio anche ai follow-up e non richiederanno più terapie per quel problema. Per i sistemi sanitari questa è una rivoluzione ancora in atto, da recepire ancora sistematicamente. Immagina la possibilità di ridurre le liste d'attesa, di dare risposte immediate, di rendere le persone più competenti nell'affrontare e superare e risolvere i propri problemi. Centri di salute mentali, consultori, SERD possono diventare così più efficaci e più efficienti, ridurre le liste d'attesa, migliorare l'uso delle risorse, abbassare anche i costi nonché i tempi necessari per la presa in carico. Ma anche ridurre i drop out, perché in una logica stepped care inizierebbero con la cosa più semplice, una terapia seduta singola e non con una utile ma scoraggiante batteria di test. Non è un caso che sempre più ASL, per esempio, stanno chiamando noi, l'Italian Center for Single Session Therapy, e chi lavora con noi per fare proprio questo tipo di consulenza, per imparare a erogare la terapia a seduta singola. E agli psicologi privati, conviene fare una terapia a seduta singola?
lo dico nel prossimo video.